La Roma porta nella capitale il pallone d'oro Mariel Margaret Hamm, per tutti semplicemente Mia Hamm. La 42enne, considerata la più forte calciatrice di tutti i tempi, entra così nel consiglio di amministrazione giallorosso, fortemente voluta da James Pallotta. Proprio 2 settimane fa, in occasione del Golden Foot di Monte Carlo, l'ex attaccante statunitense aveva raccontato di aver vissuto a Roma per un po' con i suoi genitori. Papà Bill era un pilota di aerei, fece base anche a Firenze, spettatore assiduo della Fiorentina prima di trasferirsi nella capitale. E ovviamente non potevano mancare parole di elogio verso il capitano. Totti è uno dei miei giocatori preferiti, anche De Rossi è un altro che mi piace molto. È laureata in scienze politiche, tra i titoli da lei conquistati 2 FIFA World Player. È una delle 2 uniche donne presenti nella lista dei 125 migliori giocatori di tutti i tempi, ma anche tra le 50 donne più sexy d'America, così intrigante da spingere Playboy a offrirle una copertina, proposta che la giocatrice rifiutò. Meglio è andata alla Mattel, che prendendo da lei ispirazione creò la Barbie con il pallone. Nel 2004 ha salutato il calcio giocato per dedicarsi al ruolo di mamma di ben 2 gemelle e di un altro terzo figlio avuti da Noman Garcia Parra, ex fuoriclasse del baseball. La grinta da vendere l'ha mostrata con i fatti in campo, ma anche fuori con le parole, stando ai consigli impartiti ad alcune giovani leve. Non dovete solo battere le avversarie, dopo la partita dovranno pensare di non volervi mai più vedere su un campo da calcio.